Dottoressa Rita Frunzio, dirigente scolastico dell'Istituto Maria Pia, proprio presso la scuola da lei retta si sta svolgendo questo interessantissimo incontro, Credevo fosse amore. E soprattutto nei giovani, nelle nuove generazioni che si formano, che crescono, che vanno inculcati certi valori, quello del rispetto del genere umano, del rispetto della donna in questa circostanza. Assistiamo a numerosissimi episodi di violenza e violenze perpetrati da minori su donne. Sì, infatti noi crediamo che in questa problematica il ruolo della scuola sia estremamente fondamentale, di grande importanza per diversi aspetti e soprattutto svariati motivi. Innanzitutto perché nella scuola, negli istituti superiori, noi accogliamo gli adolescenti, quindi i ragazzi e le ragazze in una fascia d'età in cui cominciano ad approcciarsi alle prime relazioni sentimentali, al confronto e all'impatto con l'altro sesso, e quindi di conseguenza è nata in noi l'esigenza di aderire, realizzare non solo nel corso di quest'anno scolastico, perché questo è un anno importante, se pensiamo che soltanto nello scorso mese di ottobre il Ministero ha emanato le linee guida, un piano strategico sul fenomeno della violenza contro le donne. Quindi abbiamo ritenuto inserire nel piano triennale dell'offerta formativa, come del resto è previsto dall'articolo 1,16 della legge 107, l'intento di portare avanti un progetto didattico che si svilupperà in una fase operativa attraverso due moduli formativi PON, finalizzati a informare, sensibilizzare e soprattutto dotare i nostri studenti di strumenti che li rendano capaci di riflettere e di saper conoscere quali sono i controvalori che generano violenza.